Riducella, il trattamento semplice e naturale. Ne parliamo con tre esperte del settore dell'estetica e partiamo subito con appunto Cinzia De Lorenzo dell'estetica integrata di Arezzo per capire che metodologia è questa di Riducella. Allora, Riducella è un trattamento naturale, consiste in una miscela di sali minerali, zinco, magnesio, fosforo, potassio, sono tutti che si sali trovano poi all'interno del nostro corpo, sì, no? Tutti. Sono dei sali minerali non iodati. Sì. E quindi lo possono fare anche le persone che soffrono di tiroide. Bene. E questo trattamento in pratica consiste in un bendaggio. In pratica noi facciamo macerare queste bende, 28 bende, in un contenitore con dell'acqua e questa miscela di sali minerali. Perfetto. Queste bende devono macerare un'ora e mezzo prima del trattamento, sì, a 40 gradi, la temperatura dell'acqua è di 40 gradi. Quindi applicate, prima di applicare queste bende, fate un qualcosa, anche ne so. Allora, il trattamento viene strutturato in questo modo: appena la cliente arriva, vengono prese delle misure, sono in 16 punti del corpo. Quindi insomma sono tante, eh? Sì, sì, vengono prese le misure in tutto il corpo, dopodiché viene effettuato questo bendaggio con le bende che sono impregnate di questi, certo, sali minerali, infilata una tutina e c'è un tempo di posa di 70 minuti perché deve avvenire proprio questa, per effetto osmotico, sì, devono agire questi sali e buttare fuori, assorbire i liquidi, le tossine che abbiamo in eccesso, perché è un trattamento detossinante che va a rimodellare, perché agisce proprio sull'assorbimento dei liquidi e delle tossine. Quindi in un proprio le bende in quel preciso punto, no? Mi verrebbe da pensare, cioè tutti i punti poi perché... Tutti i punti in tutto il corpo giustamente agiscono laddove c'è più bisogno, ecco, c'è più deficit. Mi sono spiegata male io. Quindi abbiamo capito, quindi 70 minuti poi vengono tolte le bende. Vengono tolte tutte le bende e riprese tutte le misure. Certo. Negli stessi punti che avevamo preso prima vengono riprese le misure. E ci sono proprio, c'è la perdita effettiva dei centimetri, è proprio immediata la cosa, perché va ad assorbire proprio i liquidi. Posso andare a vedere? Prego. Ecco, allora, Elisabetta Bruni, giusto? Dell'estetica vera di Camuscia. Giusto. Io ho detto tre esperte perché poi voglio dire ognuna di voi ha il suo centro di estetica, chi ad Arezzo, chi a Camuscia, ecco. Però capiamo ancora meglio, chi lo può fare? Allora, in pratica tutti lo possono fare. Perché sai, mi viene da parlare di centimetri, mi viene subito da pensare persone che insomma sono un po' più cicciottelle, no? Invece no, mi sembra di capire. No, lo possono fare tutti perché essendo soprattutto un trattamento disintossicante, succede che in pratica se e dove c'è bisogno, i centimetri vengono tolti. Dove non ce n'è bisogno, i centimetri non vengono tolti. Però viene tolto le tossine. Però vengono tolte comunque sia le tossine. E quindi tutti lo possono fare perché tutti hanno problemi di tossine. Questo sì, siamo è ovvio, siamo intossicati. L'aria che respiriamo. Esatto, cioè, siamo quindi tutti le controindicazioni, come mi sembra di aver capito, Elisabetta. Non ce ne sono. Non ce ne sono nemmeno per persone che possono avere tiroide, quindi non ce ne sono. No, perché non contiene sali iodati. E quindi non ci sono nessun tipo di controindicazioni nemmeno per la tiroide. E senti, è meglio che le donne in stato di gravidanza o in presunto stato di gravidanza. Ecco lì l'attenzione, sì, è massima. Esatto, lì. Poi è meglio dire, evitare, prima non è, ecco, parla di iniziare il trattamento, esatto, presumo che voi professioniste cosa, come siete farete, certo, anche un po' un'anamnesi, insomma, esatto, ecco, questo, voglio dire, non è, sembra quasi offensivo chiederlo, però insomma ecco, bene mettere in evidenza anche questo, certo, aspetto. Certo. Detto questo, come io si... personalmente, prego, ho avuto problemi di tiroide, io sono stata operata. L'hai fatto? Perché io penso che voi l'avete fatto tutte. E quindi, esatto. Perché di solito e la cosa che mi è piaciuta di più è che non aveva controindicazioni per questa cosa e che quindi senti, finalmente una cosa una che potevo fare anche io. Senti, per stabilire la quantità... Nel senso, quanti trattamenti devo fare? Allora, c'è un minimo, un massimo? Sì, perché il protocollo dice che si fa un trattamento ogni 10 anni di vita.
Quindi chi ha 20 anni fa due trattamenti. Sì. Chi ha 30 anni ne fa tre e così via. Poi se ce ne fosse bisogno uno se può integrare. Se ce ne fosse bisogno si può integrare, si può fare un mantenimento, eccetera. E la distanza è di 12-15 giorni da un trattamento all'altro. Perfetto. Allora, andiamo a parlare dei risultati, perché poi insomma voglio dire, quello che conta nel finale è sempre la somma. In questo esatto. caso si parla di risultato. E ce li dice appunto Tiziana Azzisi, EcoZone Benessere di Arezzo, no? Allora, i risultati, cioè abbiamo capito a cosa serve, sì. quanto bisogna fare, i risultati, cioè a primo acchito, come ci ha detto in apertura appunto Cinzia, si misura i centimetri, certo. e quello insomma sì. si capisce, sì. no? Ecco. I risultati, a prescindere dalla misurazione che andiamo a riprendere, è comunque visivo, cioè il cliente una volta che viene sbendato vede subito i risultati. Quindi si vede anche un rimodellamento. Un rimodellamento è immediato, appena il cliente viene sbendato, nel passare dei minuti si vede proprio la silhouette che si rimodella, è proprio visivo, a prescindere dalla misurazione che è importante, però è una cosa molto bella e positiva quello che il cliente vede subito. La pelle come appare? La pelle no, è, perché certo, più bella. Anche, la pelle ha subito un beneficio, è subito più idratata, è più compatta, anche il colorito stesso è più ossigenata. Quindi perché giustamente la pelle, presumo come hai detto tu, ossigenata, leva sì. anche quella patina che si esatto, viene a formare esatto, sì. come se fosse della polvere, che i pori esatto. della pelle respirano, esatto. no? È come se fosse un peeling più profondo. Un peeling più profondo. E che vuole, con la sua funzione anche di ricompattare il tessuto, quindi anche il seno sembra più ricompattato, cioè più tonico. Più tonico, sì, quindi anche esatto. la pelle appare più tonica. Sì, esatto, esatto. Detto questo, si è capito che un trattamento ogni 10 anni di esatto, età. Ogni 10 però, anni di età. Finito il trattamento con questi risultati, come si fa? Si deve mantenere, per mantenere questo risultato, allora, come dobbiamo fare? Per mantenere questo risultato, naturalmente è importante anche scegliere un certo stile di vita. Oh, senza, questo mi piace. naturalmente, senza fare grandissime cose, però. Sì. Un giusto movimento, un'alimentazione un pochino più accurata. Poi come trattamento in istituto noi possiamo consigliare o una seduta ogni 40 giorni oppure attendere 6 mesi e ripetere tutto il ciclo che viene prescritto, una seduta ogni 10 anni di età. E allora io ringrazio, scusatemi, giusto, dalla regia mi dicono che dobbiamo mandare un attimo lo spot, così abbiamo ancora meglio la visione di questo riducella, di questo trattamento di riducella. Il metodo riducella è molto efficace fin dal primo trattamento. Grazie all'utilizzo di speciali sali naturali e ad un particolare bendaggio si ottiene un profondo effetto drenante e disintossicante. Riducella purifica, disintossica e soprattutto rimodella. Prova! La perdita media per seduta è di 50-60 centimetri e sono sufficienti da 2 a 6 sedute da effettuarsi ogni 12 giorni per ottenere il massimo risultato. Prova! La prima seduta, solo 99 euro.